啥呢？Sana Chiera di supplica ai piedi di loto di Sri Chaitanya Maprabhu, mio caro signore Sri Chaitanya Maprabhu ti prego sii misericordioso con me perché chi altri può essere più misericordioso in questo mondo materiale, tu sei disceso per aiutare tutte le anime cadute e condizionate e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta e condizionata di me. Mio caro Signore Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, ti prego posi il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro marito di Sitatakurani, Adveta Gosai, sii misericordioso con me, poiché grazie alla tua misericordia io potrò tenere i piedi di loto di Sijaitania di Nityananda. Miei cari Svarupa Damodara, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, ragunata Das Goswami, Gopala Bhatta Goswami, Ragunata Bhatta Goswami e Jiva Goswami e Lokanata Prabhu, vi prego di essere tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me Sri Srinivas Acharya Prabhu, questo Narottama desidera costantemente l'associazione di Sri Ramachandra Kaviraja. उमध्यानतिमिरन्दस्याज्ञानञ्जनासलकया चक्षुरुं मिलितं ज्ञाना तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरवे घोरचन्द्राय हृदिकाय तदलये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो मा वदन्याय कृष्णप्रेमप्रदयते कृष्णाय कृष्णचितान्य घोरद्विष नमः हे कृष्णा करुणसिन्धुदीनबान्धुजगत्पते Gopiša, gopika, kanta, rada kanta na mostu, ti, ta pta kanča na gorangi, radi je vrindavani svari, pri šabanu su te devi, pranamami ali prije. Bajami, rabina, ne tram, z marami, rabina, madura, zmeta sem, bajami, rabina, kar unabar, rdram, tato ma manja stiga tirnaka pi. राधिराधे राक्षमम् हरिप्रिये पायमं श्रीकृष्ण प्यारी राक्षमं रसि स्वारि पायेमम् Om नमो भगवते वसुदेवया Om नमो भगवते वसुदेवया Om नमो भगवते वसुदेवया जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यनन्द जय अद्वैतचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यनन्द जयद्वैतचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य जया नित्यनन्द जय अद्वैतचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय गौरा Hare Krishna, benvenute benvenuti allo studio della Sicetania Ceritamrita. Madhya Lila, capitolo 9. Sicetania visita i luoghi di pellegrinaggio del sud dell'India. Allora, qui il signor Cetania ha, ha, sap ha saputo che c'era questo. Eh, discepolo di Sri Madhavendra Puri, allora lo incontra eh, Rangapuri e, e Rangapuri gli viene in mente che lui aveva visitato Navadvip ed era stato nella casa di Jagannath il padre di Caitanya Mahaprabhu, che aveva incontrato eh, Sankararanya Swami, eh, che era in realtà era era il fratello maggiore Biswarupa, il fratello maggiore di Sicetania che prese Sagnasi Sicetania ma probudissima nel mio precedente asrama Sankararani era mio fratello e Jaganat Misra era mio padre perché? perché prima lui era un griasta adesso è Sagnasi quindi il Sagnasi per così dire taglia con la famiglia, viene detto prima quello era mio padre quello era mio fratello, adesso invece sono un'anima un totalmente arresa al Signore e questo dovrebbe essere il Sanyasa. E i Mata Dui Giani Dvaraka Dehite Cha Lila Sri Rangapuri. dopo aver terminato la sua conversazione con Sri Cetanya Mahaprabhu Rangapuri, partì per Dvaraka Dama. Questi devoti erano sempre in pellegrinaggio da un luogo all'altro eh, per eh, rendere la loro vita eh, di successo. Facevano principalmente due cose. Incontravano, eh, cioè erano sempre assorti nell'amore per Dio visitando i luoghi dove il Signore aveva svolto i, 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 i suoi divertimenti, condividendo questo con gli altri. Eh? Proprio come faceva Sicilia e in realtà è detto che il puro devoto è un tirta che, che si muove, è un luogo di pellegrinaggio mobile, eh? perché lui trasporta eh, eh, questo, il, 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 il sentimento e la purezza del luogo santo, Ovunque lui va, Adveta disse a Cittani, ovunque tu vai la Vrindavana. cioè tu sei Vrindavana personificato perché hai questo sentimento. Dina Charitata Prabhuke, Rahila Brahmana, Bimanadi snana kari, karena Vittalana darsana. Dopo la partenza di Sirangapuri per Dvaraka, Chaitanya Maprabhu rimase col Brahmana a Pandarapura. Ancora per quattro giorni si bagnò nel fiume Bhima e visitò il tempio di v... V... Vitala. E, e, allora vi ricordate, questo Brahmana è, era uno che era rimasto impressionato. Chamatkara, stupito dall'amore estatico di Sicitania e questo gli ha, gli, ha, gli ha dato una grande fortuna. L'ha invitato a casa sua e a casa sua poi Sicitania seppe di Rangapuri, lo invitò e si incontrarono. E adesso per altri quattro giorni resta nella sua dimora. TABI ma Prabhu Aila Krishna venvatire. NANA TIRTA DEKHITAN Devatamandire. Siddhantana si, Mahaprabhu si ricò poi sulla, fiuma, sulla riva del fiume Krishna Venva, dove visitò molti altri luoghi santi e templi di vari dei. Questo fiume è un altro ramo del fiume Krishna, si dice che Thakura Bilvamangala risiedette sulle sue sponde. Questo fiume è chiamato anche VINA, Veni, Sina e Bima. E qui si scoprirà la Krishna Karnamrita, eh, che bilba Mangalatakura aveva scritto molto molto prima. Brahmana Samaja Sabha Vaishnava Charita, Vaishnava Sakalapade Krishna Karnamrita. La comunità Brahmana risedente là, era composta di puri devoti che studiavano regolarmente un libro intitolato Krishna Karnamrita, scritto da Bilva Mangala Thakura. Eh, puri devoti. Nel, in questo libro è contenuto il seme della pura devozione. E loro studiando questo libro avevano acquisito lo stesso sentimento di Bilva Mangala Thakura. Questo libro di Bilvamangala Thakura si compone di 112 versi, vi sono altri due o tre libri che portano lo stesso titolo e vi sono anche due commenti sul libro di Bilvamangala Thakura, uno scritto da Krishna Das Goswami e l'altro da Chaitanya Das Goswami. Krishna Karnamrita Suni Prabhura Ananda Aila Agraha Kariya Punti le Kana Lahila. Sicitanya Mahaprabhu era molto contento di ascoltare la Krishna Karnamrita e, con grande ansia, lo fece ricopiare e, lo, e la portò con sé, come aveva fatto prima con altri libri. Il, il Signore raccoglie questi gioielli da poi condividere con i Suoi devoti e con tutti. Questa è la sua misericordia, nana sastra vicharanaika ni nipun no, sadharma san stapaka. Eh? Questi sastra, dharma san stapaka, sono le fondamenta del, del sanat, non del dharma comune, del sanatana dharma, dell'eterno dovere che è prema pumarto man, l'amore per Dio. Eh? Perché contengono, uno potrebbe dire, vabbè, ma una volta descritto l'amore per Dio. Sì, ma contengono il sentimento di un devoto unico. Eh, Bilba Mangalatakuni in realtà è un mangiare e, e lui in questo libro racconta proprio come, eh, come la, la sua, il suo sentimento, le sue, eh, 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 la sua relazione con Sisirade Krishna e quindi questo ha un gusto particolare, cioè ogni, ogni scrittura di, di, di un devoto contiene questo gusto particolare della personalità che relaziona con Sri Radha Krishna. E qui in questo caso soprattutto con Sri Radha. No? Karna Amrita, eh? Krishna Karna Amrita. L'amrita per Karna, Karna sono le orecchie, no? Il, il, il nettere più dolce per le orecchie per l'essere le, umano ascoltare questo questo nettere carnambrita vashtunai tribu vanni eh? non c'è un nettere supremo tribu vanni nei tre mondi Yata Aite Aya, Krishna Sudda Premagyane. Niente può essere paragonato alla Krishna Karnambrita nei tre mondi. Studiando questo libro ci si eleva alla conoscenza del puro servizio devozionale offerto a Krishna. Al puro servizio devozionale che è Simati Radha, che offre il suo servizio a Krishna. Quindi la Bhakti stessa Simati Radharani. E qui è spiegato proprio come giungere a questo livello sundarya madhurya krishna lilara vadi e pade niravadi Co chi costantemente legge la krishna karnamrita può pienamente capire la bellezza e il gusto armonioso dei divertimenti di krishna Brahma Samita Karnambrita, due punti pana, maharatna paya pa, paya haila sanghelana. La Brahma Samita e la Krishna Karnamrita erano i due libri che Sicetania Prabhu considerava le gemme più preziose, perciò li portò con sé nel viaggio di ritorno. Eh, lui aveva anche trovato il Kurma Purana. Ma il Kurma Purana era più che altro per alleggerire il fardello di quel Brahmana che pensava che Sita <coughs> lì è raccontato l'avvenimento storico, ma la Brahma Samhita e la, Karnam, e, la, e la Krishna Karnamrita ci danno proprio il principio della Bhakti, no? ci spiegano, la, la Bhakti è fatta per soddisfare Krishna, che è il ricettacolo di ogni amore. No, questo è, 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 è il punto fondamentale. Tutto, Krishna è la radice, e tutto è per il suo piacere. Il piacere di Krishna è la gioia del, del, dell'universo intero, della creazione intera, perché Lui è la creazione. E, e, e questo è ciò che compiuto ogni giorno instancabilmente costantemente da simati radarani questo scambio è il puro uh, amore eh? e quindi comprendere questo entrare in questo sentimento è la più grande la più il più grande gioiello e sicetania Tiene vicino al cuore questi due libri, e infatti, poi abbiamo visto che poi Krishna Das Kavira Goswami ne farà un commentario. Eh? Non, non, sono 112 versi, eh, ma ogni verso può essere ampliato in un modo incredibile. Eh? Solo grandi anime possono avere questa, questa visione di cogliere questi aspetti. E noi le, li leggiamo e non riusciamo a cogliere tutte le sfumature, è proprio come osservare una grande opera d'arte che sia un dipinto, che sia una scultura o che sia anche un'opera musicale, e, e ci vogliono orecchi, eh? carna, ci vuole, ci vuole un udito, una vista, ma soprattutto cogliere proprio il sentimento. No? dell'autore che ha voluto riportare la relazione d'amore. Perché tutto è così. Una scultura, che cosa, cosa, cosa spiega? Eh? Non, 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 infatti le, le, le sculture più, più famose non solo perché sono belle, eh? ma riportano eh, il sentimento di chi viene ritratto. In questo caso nella scultura, o nel dipinto, oppure anche nella musica. La musica riporta i sentimenti dei, dei, dei protagonisti che stanno vivendo in questo modo. In seguito si chiede a Arrivò sulle rive del fiume Tapi. Dopo aver fatto un bagno, andò a Meismati Pura. Mentre si trovava là, vide molti luoghi santi sulle rive del fiume Narmada. Lui visitava anche tutti i templi. Abbiamo letto prima delle, dei Devata. Eh? Non, aveva, eh, non aveva queste problematiche, perché tutto è connesso nella visione trascendentale. Anche i Devat hanno delle relazioni con il Signore e loro sono i, i suoi ministri e molte volte queste relazioni sono dolcissime, bisogna cogliere questi aspetti. Il fiume Tapi è conosciuto oggi come Tapti. La sorgente del fiume scende da un monte chiamato Multai il fiume scorre attraverso lo stato del Su Saurastra e si getta nel mare arabico occidentale. Maismati Pura è citata nel Mahabharata in connessione con la vittoria di Saadeva, il fratello più giovane dei Pandava, conquistò quella parte del paese. E' affermato nel Mahabharata: dopo aver ottenuto i gioielli, Saadeva andò nella, uh, sul nella città di Maismati e la combatté con un re di nome Nila. Danus Stirta de chiccaria Nirvindiate znane Risamuccia ghire Aila, danda carana danda caranie. Signore arrivò poi a Danustirta dove fece il bagno nel fiume Nirvidia. In seguito arrivò al monte Risamuccia e là e di là andò ad Andhakaranya, eh, Dandakaranya è legata al Ramayana. Secondo l'opinione di alcuni, Rishyamukha è una catena montuosa che ha inizio dal villaggio Am Ampigrama nel distretto di Bela. Dandakarya, Dandakaranya è un tratto spazioso di terra che ha inizio a nord di Kandesha il fiume Godava riscorre attraverso questo spazio di terra e là c'è un grande foresta dove si Ramachandra visse i famosi divertimenti di Dandakaranya di Ramachandra Satpatala Brikshadeke Knana Bitar Ati bridda, ati stula, ati Utsatara. Sicitania Maprabho visitò poi un luogo nella foresta detta Saptatala. Là tutti gli albi erano molto vecchi, massicci e altissimi. Il nome Saptatala è citato nel capitolo Kishkindya Kanda del Ramayana. Saptatala deki prabu alingana kaila, sasarire saptatala e chalila. Dopo aver visitato i sette alberi di palma, Sishetani Maprabhu li abbracciò, come risultato essi tornarono a Vaikunte nel mondo spirituale. È una storia che adesso mi ricorda appena appena, no? erano in realtà legate alla storia del Ramayana. Sunnya lo che lo che cae Sanyasi Ramavatara. C'è di nuovo uno Chamatkara che resta stupito. Vediamo che stavolta. Dopo la partenza per Vaikunta i sette alberi di palma, tutti erano stupiti di vedere che se ne erano andati. La gente comincia a dire: questo Sanyasi che Ma mahaprabhu deve essere un'incarnazione di Sira Machandra. Adesso forse qui eh, ci racconta la storia. Quindi erano loro che erano rimasti stupiti. Cioè la persona restarono stupiti nel vedere che non c'erano più queste palme, perché loro sapevano che erano connesse a Ramayana. Eh, erano alberi che eh, si dice che fossero esistiti all'epoca all di Ramachandra, quindi migliaia migliaia di anni prima. Sasire tala, gela, sri, vaikunta, dama, acce, saktikara kara, aya, vina e karama. Soltanto Siramachanda ha il potere di trasferire sette alberi di palma sui pianeti spirituali vaikunta. Prabhu, ashi, kaila, pampa, sarovara, snana, panchavati, ashi, tan, karila, visrama. In seguito si siciliano Prabhu arrivò sulla riva di un lago chiamato Pampa dove fece il bagno di Lando a Panchavati e là si riposò. Secondo alcuni l'antico nome del fiume Tunga era Pampa. Secondo altri la capitale dello stato, Vijay Nagara, era nota come Pampa Tirta, secondo altri ancora Anugundi, ad Anugundi c'è un lago nella direzione di Hyderabad. A proposito di Pam, Passarova, vi sono molti differenti opinioni. Sono tutti luoghi eh, di, che ricordano attività molto antiche no? e quindi nel corso del tempo eh, si sono formati varie opinioni. E perché all'epoca nel Satya Yuga la memoria era tale che bastava ascoltare anche solo una volta per ricordarsi tutto, ma con il passare delle ere, adesso qui eh, siamo già in Kali Yuga, eh, eh, la memoria e eh, quindi eh, tutto viene deformato. No? E allora si, si creano varie opinioni, per quello che si dice, Chaitanya Mahaprabhu, Yayadai Adai Dharma Siya. Regolarmente il Signore viene per ristabilire e questa volta Cetania l'ha fatto attraverso i sei Gosvami, eh? quel verso che vi dicevo prima, lui uh, inspira eh, questi, questi sei Gosvami principalmente, anche, anche Krishna Das Kavira Gosvami non è parte dei dei, di quei Goswami o anche Lokanat Prabhu in realtà i Goswami i più conosciuti sono questi sei perché erano molto stretti vicini ma anche altri no? e, e, e attraverso le loro opere eh, eh, ristabiliscono il principio supremo spirituale quello del servizio di devozione Nishike tra... Trimbaka, Dekigela, Bramagiri, Kusavarte, Aida, Jan, Janila, Godavari. Siddhitanya Maprabhu visitò poi Nashika dove vide la divinità di Triambaka. Andò quindi a Bramagiri e a Kusavarta, la sorgente del fiume Godavari. Kusavarth è situato nel gato occidentale a Sadiadri, vicina a Nasika, un luogo santo che, secondo altri, era situato nella valle di Vindhya. Sapta godavari ai lakari tirta punarapi ai laprabo vidyanagara. Dopo aver visitato molti altri luoghi santi, il Signore andò a. A Sapta Godavera, infine tornò a Vidyanagara. Vi ricordate Vidyanagara? Eh? Ramanandarai era il governatore di Vidyanagara. L'aveva incontrato arrivando. Praticamente era arrivato a Vidyanagara, era continuato per la punta a capo Comorin del sud dell'India, tornando era ripassato per Vidyanagara. Ramanandarai suni prabura agamana anande assia kaila prabu Milana. Quando Ramanandarai sentì che Sicetania era ritornato, fu molto contento e immediatamente andò a vederlo. Dandavata pade charana daria aringana kaila prabu tandre uttana. Quando Ramanandarai cadde disteso, toccando i piedi di lotto di Sicitania Maprabhu, il Signore immediatamente lo sollevò e lo abbracciò. Dui giane, Prema Karena Karandana, Premananda, Stila, Aila, Dun Karamana, un grande amore statico, entrambi cominciarono a piangere e la loro mente diventò inattiva. Eh? La mente diventa inattiva. La mente è come un'ape, eh? dice Rupa Gosvami. Man arpaia, non si ferma mai, da fiore in fiore. No? Ma qui Rupa Gosvami dice: Fa che la mia mente entri nel fiore di loto del tuo cuore, e lì si perda, si ferma completamente. Eh? Qui. Sicetani e Ramanandarai entrano nella, nella dimensione statica. Eh? Questa estesi è possibile quando la mente, eh? Eh, yoga, citta Vritti Nirot. Tutte le Vritti, cioè tutto ciò che mette in moto i movimenti della mente, si fermano. E allora si entra nel cuore. Infatti poi il verso successivo Tadadrastu svarupe avastanam Patanjali aveva visto questo e lo spiega in modo tecnico. Tadadrastu, in quel momento, drastu, la persona, svarupe e percepisce, e, e, e percepisce se stesso, la sua svarupa, la sua natura eterna. E quindi la mente non ti porta più nella... Nella, nella forma eh, temporanea. Eh, per quello che Sicitania ci ha insegnato il Vipralamba. Eh, perché internamente, anche per noi esseri comuni, c'è più, si, si, si entra più vicino alla realtà reale. Invece all'esterno siamo troppo disturbati da tutto. Eh. Caldo, freddo bello, brutto, simpatico, antipatico, queste cose qui non sono reali, sono lì solo per, per portarsi fuori strada. No? È molto difficile vivere in un mondo dove tutto è irreale, cioè temporaneo, cioè è reale nella, nella sostanza energetica. Ma è reale nella manifestazione temporanea. Atomi, se prendono la forma di un escremento puzzolente, nessuno li vuole toccare, ma se degli atomi prendono una forma molto attraente, tutti la desiderano. Capite? Uh, uh, dve, uh, uh, attaccamento e, e, e ripulsione. Uh, dvesha, raga, dvesha. E questo è l'imbroglio. E quindi si passa sempre da, da uno all'altro, dall'attaccamento alla repulsione. E questo è proprio il gioco del, dell'universo materiale, di Maya. In grande amore statico entrambi cominciarono a piangere, la loro mente diventò inattiva. E così il cuore e i due cuori si incontrano. Altrimenti ci sono tante considerazioni. Avete visto quei bramani, Avete detto, eh, ma lui è un Sudra, quello è un Sagnasi, questo è, e sono le vritti. No? Ma, è, ma è adatto che si abbraccino, ma è questo e quell'altro. No? Tutte queste considerazioni sono il condizionamento materiale. Ci sono considerazioni elevate, per modo di dire, sono religiose, altre degradate. ma... Sono tutte della stessa natura, tutte portano al condizionamento. Non è vero che quelle più elevate aiutano, anzi, sono le più toste perché uno pensa che sono, nel, sono buone, sono giuste, e invece diventano proprio il, il, il più grande ostacolo. Eh? Infatti, per questo, che Cristo dice sarva dharma, non dice. Sì, prima lo dice, abbandona la gratificazione dei sensi, ma adesso dice, sarva Dharma, Sa lascia ogni forma di Dharma, perché è un imbroglio anche quello. Ma per capirlo bisogna andare un po' su. Allora prima si lasciano le forme grossolane no? e dopo quando si pensa di aver capito tutto si capisce che non si è capito niente. E eh, quello è il vero. È la, è la vera rivoluzione. Kata Xani, Duigiana, Shustara Ana Nana, Istagosti care Katravascia dopo un po' di tempo ripresero i sensi e dove sono stati? E si sedettero per discutere di vari argomenti. Istagosti, eh? Istagosti. quella che i devoti a volte quando si incontrano insieme fanno discutere di vari argomenti per far emergere eh, il principio supremo Questo lista agosti non è per eh, cianciarama no? parlare del più e del meno per diventare ancora di più e, e, incatenati no? No? è per liberarsi Tirta, yatra kata Prabhu, sakala kanila karnamrita brahma samita, due punti dila. Sitaitaita Mahaprabhu Prabhu fece a Ramananda una vivida descrizione del suo viaggio nei luoghi santi e gli ricontò come aveva ottenuto i due libri intitolati Krishna karnamrita e Brahma Samita. Il Signore consegnò i due libri a Ramananda Cioè, qui comprendiamo, no? Allora di nuovo si c'è Tanya, Radha Krishna Nayanya, non è diverso da Radha Krishna, no? e adesso racconta a un semplice, eh, eh, una semplice anima il suo viaggio, le sue esperienze, che ha trovato questi due libri meravigliosi e glieli consegna. Pensate che questo Krishna. Se Radha Krishna lo fa solo con Ramananda Rai, eh? questo è il guaio. Noi non cogliamo la vera dimensione dell'amore di Dio. E solo che perché possa fare questo è noi dobbiamo essere stupiti, rimanere stupiti dall'amore. Avete visto che Sijaitanya va sempre solo da coloro che restano stupiti. Eh? Infatti questa parola adesso mi è diventata molto simpatica, chamatkara, o chamatkara, eh? restare stupiti. Se non si resta stupiti noi possiamo sapere o presumere di sapere tutto, ma non serve niente, eh? restiamo imminghiati alle diverse forme di questo mondo e basta. Tutti quelli che sono rimasti stupiti dal Signore, il Signore immediatamente è eh, chi mi ha toccato. Chi era stato stupito, allora va da lui, perché sa che c'è speranza. Se uno non resta stupito, uno pensa che sa già tutto e eh, vabbè, buona fortuna. Sai già tutto, bravo. Fatti la tua vita. Il Signore non viene a disturbarci. Se noi pensiamo di aver capito, ma da va, va da coloro che sono stupiti, sapete, sappiamo, lo dico anche a me stesso, cosa significa stupiti. Per modo, in, in questo caso potremmo dire: Ah, pensavo di sapere tutto, guarda te, invece adesso ho capito che c'è qualcosa di molto diverso da quello che pensavo. Quello è lo stupore. È per quello che i bambini, per i bambini, è più facile che restino stupiti. Perché i, i grandi ha, hanno sviluppato un ego molto tosto. Avete notato che a certe persone non solo non restano stupiti, ma sono contrari perché hanno, hanno approfondito una scienza diversa e quindi questa li, li rende è con una corazza ancora più, più forte per non essere stupiti gli innocenti no? che non hanno approfondito troppo una scienza anche spirituale per così dire restano stupiti nel vedere le meravigliose qualità di Seitania ma avete visto che i sagnasi, i, prima i, i buddhisti i tatuavati, non restano stupiti, anzi lo giudicano, lo criticano, ma guarda te questo, questo sagnasi qui, eh, che sentimentale. Allora se noi desideriamo comprendere eh, che è giunta l'ora di smettere di analizzare, perché l'analisi Resume il fatto che noi abbiamo degli argomenti sui quali siamo sicuri, fissi, e quindi non possiamo restare stupiti. In realtà il Signore stupisce anche questi, per esempio con il Dig Vijai, con Sarvaboma, no? però prima loro si abbandonano o hanno la fortuna in un modo o nell'altro, eh, dovuto a vari fattori di ricevere la misericordia del Signore ma se uno è fisso nel fatto io ho capito io so questa è la realtà non puoi restare stupito perché questo preclude no? e allora farai solo un'analisi cioè dal tuo punto di vista analizzi l'altro punto di vista invece colui che è trina da P no? che sa che non so niente. E eh, il Signore sono il più caduto. Allora la possibilità di restare stupito. Me ne parlavamo proprio ieri. È così raro questo, è così raro, soprattutto in Kaliuga. È così raro. E noi giudichiamo tutto. Lo vedete anche nel mondo, oggi c'è, come che lo chiamano, cioè il vedere delle. Eh, eh, Vedere che dietro ogni cosa c'è qualche. Adesso eh, non mi viene la parola, c'è. Vabbè, è perché è dovuto proprio a questa malattia, no? non c'è un cuore, un cuore semplice, puro, no. Siamo, ci siamo diventati molto è eh, dovuto a questo, a questo volume di informazioni. Che attraverso i media ci arrivano, va bene quindi. Sicilia se Tania semplicemente al suo caro amico gli racconta dei suoi viaggi, dei suoi incontri, di questi libri. tu mi kahile e i due puti sei seba saxidile, Signore disse: Tutto ciò che mi hai detto sul servizio devozionale è confermato in questi due libri. Rayera Ananda Aila Pustaka Pahia Prabhu Sahasvadila Rakila Likia. Ramananda Rai fu molto felice di avere questi libri. Gustò il loro contenuto col Signore e fece una coppia di ognuno. Gosani Aila Grame Aila Kolahala. Prabhu, Prabhu, Dechile, Loka, Aila Sakala. Nel villaggio di Vidyanagara si sparse la notizia dell'arrivo di Sicetania Maprabhu e, e ognuno andò a vederlo ancora una volta. Loka Deki Ramananda, Gela, Nijagare, <coughs> Madhiahane, Uttila, Prabhu, Bixa, Karibare. Vedendo la gente riunita là, Ramananda tornò a casa. A mezzogiorno Sicitane Mahaprabhu si alzò per pranzare. Ratri Kale, Raya, Puna, Kaila, Agamana. Dui Giane, Krishna, Kataya, Kaila, Jagarana. Ramananda Rai tornò la notte ed entrambi, lui e il Signore, discursero di argomenti che riguardavano Krishna, così trascorsero la notte. Avete visto, per convenzione sociale... Eh? per non disturbare le convinzioni limitate delle persone non pranzano insieme anzi Ramana Andarai appena arriva la gente se ne va poi si ritrovano di notte da soli perché? perché nessuno può entrare a, in questo livello senza una dovuta preparazione, il Signore ci ama, ma noi siamo ciò che siamo, è quello importante da comprendere. Avete visto cosa ha detto a Ramanandarai? Tutto ciò che hai detto è confermato in questi due grandi libri. È il principio del servizio devozionale, è eterno. Si chiama Sanatana Dharma. È eterno. Sanatana significa eterno. No? non è un dharma temporaneo, è l'eterno. E anche se con eh, aromi e emozioni diverse, però il principio è molto, è molto lineare eh? ed è, ed è la, il sentimento che Sri Radha per Krishna, eh, rivolge a Krishna, no? Quello è, è, è la linea di condotta, <coughs> no? E quindi per poter entrare in questi aspetti, queste due grandi personalità hanno bisogno che non ci siano, che non ci siano intorno persone che analizzerebbero dal loro punto di vista, eh? disturbando la profondità. No? Cioè noi possiamo vedere delle cose che sono molto superficiali no? e pensare che quello sia il senso, ma queste due personalità invece vanno a una profondità, che per andare in quella profondità devono trascurare, cioè, è, è automatico eh? tutto ciò che è, è, è superficiale. È una profondità, è la pura devozione, è una grande profondità. Quindi dobbiamo comprendere questo. questo. Questo non significa che è solo per pochi, cioè è solo per pochi, perché pochi vogliono, eh, hanno l'uglio, hanno questo ardente desiderio di, di, di coltivare questa scienza. No che è fatta proprio di un desiderio ardente costante. Eh? Non può essere applicato così a, a tempo perso, un hobby. E quindi è una cosa che... Perché è così importante, detto che la, le benedizioni del puro devoto sono fondamentali? Perché lui ha più desiderio di noi. Quindi stando vicino a lui noi possiamo cogliere questo. Quella è la benedizione, la benedizione di essere vicino a un innamorato e allora si, aumenta l'appetito anche in noi. Se ci pensiamo trascorriamo, almeno io tante volte lo penso di me stesso, trascorriamo buona parte della giornata eh, sprecando la nostra vita. In cose che anche cani e gatti fanno normalmente. Non è per togliere qualcosa alla bellezza dei cani e gatti, no? però, l'essere umano può avvicinarsi a queste profondità. Il cane e il gatto, in questa vita, ancora non hanno questa possibilità no? normalmente. Quindi, come fare a suscitare questo eh, ciamatcare, questo stupore? L'appetito viene mangiando, stando vicino a persone che ce l'hanno. Altrimenti noi eh, dalla mattina alla sera eh, sprechiamo il gioiello più prezioso. Ce cioè, lo sprechiamo. Ne usiamo proprio eh, una piccolissima percentuale. Invece lo vedete queste personalità, sono sempre eh, assorte. Come fanno? Da dove lo prendono questo? E che fortuna! E l anno, l anno, la fortuna viene creata dall'impegno, dal desiderio. Ci sono persone, anche in questo mondo, che corrono dietro sempre a personalità di questo genere. Se non fisicamente, con le loro opere, con i loro sentimenti, eh? entrando nel loro sentimento, cogliendo. E, e, e il principio che vi dicevo prima di patanjali yoga citta, vritti e niroti. Riescono a fermare le vritti e andare in profondità. Non permettono alla loro mente di spaziare. Perché? Sono determinati, desiderano questo amore. Non è una questione, eh, ma come sono fortunati, come sono. Capite? Alcuni lo danno così proprio al destino. Ma non è così. L'amore non si basa sul destino. Eh? Un amore destinato. Non si, non si sente mai nelle scritture questo. Perché Sicitania Mahaprabhu sta facendo questo, ancora mananderai? Perché lo fa con Svarupada Modara? Perché per esempio non lo fa con il suo servitore Krishnadas? Eppure, se è il suo servitore, sta sempre con lui. Perché non lo fa? Perché non, non è ancora giunto a queste profondità. Ma che ci giunge con un miracolo? Ci giunge se lui lo desidera. Eh? Il suo desiderio non era tanto forte, resta un po' impressionato dai Battatari. Quindi il nostro desiderio non è molto forte, allora restiamo attratti da questo, da quello, da questo luccichio, da, da questo messaggio, da quell'altro, da quell'altro, da quell'altro. E, e così il tempo passa e non andiamo in profondità. Dobbiamo cogliere questi aspetti, perché questa è la realtà, non è colpa di nessuno, è, è semplicemente che ancora. Non abbiamo sviluppato questo logno, questo ardente desiderio, altrimenti potremmo anche noi avere questa fortuna. Dui, Giane, Krishna, Kata, Kai, Ratridine, Pamara, Nande, Gela, Pancha Satadine, Ramanandara e Sicitanya parlarono di Krishna giorno e notte e trascorsero sei o sette giorni in grande felicità. Noi adesso ci proviamo a fare un'oretta, no? dopo un'oretta incomincia a girare tutto. No? Perché? Perché siamo molto superficiali. E la, superficie, la superficie è come al mare, no? l'esempio che viene fatto. Se c'è il vento, avete visto in questi giorni. Eh? Immaginate eh, la costa adriatica, è molto. Molto, tutti ci vanno d'estate a Rimini, Riccione. Andiamoci adesso. Eh? La spiaggia è stata corrosa dalle onde e è... è arrivato di tutto: è pioggia, vento. Perché non ci andiamo adesso? Perché la superficie è questa, se invece si va in profondità, 15-20 metri, è tutto stabile. E quindi nella superficie noi subiamo di tutto, attacchi di questo, di quello, eh ma guarda quello, ma guarda cosa succede nel mondo, tac, 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 e la nostra mente va su e giù, su e giù. E invece qui loro si incontrano di notte, dove nessuno li disturba, stanno insieme e entrano nelle profondità. E visto che sono qualificati per farlo, è come un'apnea, eh? il loro corpo non li disturba e eh? questo è lo yoga. Lo yoga serve proprio è il pranayama, soprattutto in forma meccanica, tecnica, per acquisire queste qualità di poter assorbirsi. Perché per raggiungere certe, certe profondità ci vuole tempo, bisogna assorbirsi altrimenti perché starebbero sette giorni a parlare basta una mezz'oretta per persone così esperte in mezz'oretta si dicono tutte te saluto eh, noi pensiamo così a volte eh ho sentito tutto ho capito ancora stai lì a parlare di cosa non capiscono che per arrivare a una certa profondità c'è bisogno di andare eh? o, o in altezza per arrivare in vetta non è che ci arrivi in un attimo così neanche nelle profondità oceaniche. Sapete quanto impiega un sottomarino? Eh? Deve andare giù lentamente, lentamente. Impiegano ore e ore per andare in profondità, a volte giorni. Quindi Ramananda Raya e Sicitani Amaprabù parlarono di Krishna giorno e notte, trascorsero sei o sette giorni in grande felicità. Ramananda Kai, Prabhu Tomar Aghypana, Ragiaki. Likilun ami vinaya karie. Ramanandarai disse, caro Signore, col tuo permesso ho già scritto una lettera al Re in grande umiltà, ma questo lo vediamo domani. Ecco il grande desiderio di Ramanandarai. Dice, basta, ho sprecato la mia vita a sufficienza. Eh? Narottamadastakur nelle sue canzoni, Ari bi Pale Giannama Gonahino ho bevuto questo veleno per anni e anni, è vita sociale, vita politica, vita amorosa, è questo, è quell'altro, 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 e non ho mai potuto andare nella profondità dell'amore di Radha Krishna, eh? perché sono sempre stato accecato dal luccichio esterno, sempre. Allora Ramananda l'ha capito e dice... Ho già, ho già scritto a Prata Parudra, voglio, voglio togliermi da questa posizione di governatore e voglio vivere con te per fare solo questo, per fare il Bajan. Questo è il Bajan. Il Bajan non si fa solo con l'armonium, con l'amridanga. Il, il Bajan è questo che stanno facendo loro adesso. E si incontrano e... E cosa fanno? Ma di che cosa c'è da parlare? Ma pensate, Dio, la persona suprema, Radhe Krishna, è un devoto, ma di cosa devono parlare per sette giorni? Ma loro sanno già tutto? Sanno tutto o non sanno tutto? Questa è la domanda. Eh? Che cosa hanno da parlare? Cosa cercano? Il rasa cercano. Noi a volte, il più delle volte, parliamo per affermare la nostra posizione, la nostra ragione. E lì non c'è rasa, c'è un rasa ma piccolissimo, secondario e a volte anche dannoso. Questo invece è il rasa dello scambio d'amore, che piano piano eh, arriveremo anche noi a comprendere perché per entrare nella... Nel Lila nell c'è bisogno di comprendere questo. E quindi piano piano comprenderemo e entreremo sempre di più in questa dolcezza, in questa meraviglia, samatcara, questo stupore. Bene, buona giornata a tutti, grazie infinite per la vostra preziosa associazione. Rade, Rade, a domani.